A Monbaroccio grande festa per il mercatino di Natale. In piazza Barocci è avvenuto il taglio del nastro alla presenza delle autorità civili e militari, accensione dell'albero di Natale alla presenza di una delegazione di Bolzano. Quest'anno infatti c'è questa speciale collaborazione con la città che è maestra di tradizioni e mercatini natalizi. Damiano Bartocetti, il presidente della Proloco di Monbaroccio, che organizza questo avvenimento. Tantissimo lavoro, oggi una giornata davvero eccezionale. La partecipazione poi della delegazione di Bolzano rende il tutto ancora più unico. Oggi possiamo dire che grazie a un lavoro di intelligence tra la provincia di Pesaro e Urbino, tra il comune di Monbaroccio, la Proloco di Monbaroccio e le autorità di Bolzano, siamo raggiunti a questa straordinaria, magnifica giornata, dove Bolzano è venuto a Monbaroccio. Voi pensate, unica cosa credo nelle Marche, ma non so, forse anche di più, unica cosa aver portato Bolzano a Monbaroccio, un evento straordinario di una portata magnifica. Quindi grazie a tutto il lavoro dei volontari, delle associazioni che oggi hanno dato l'espressione e il massimo di loro stessi, tutte le associazioni del nostro territorio, tutte, nessuna esclusa. E cosa dobbiamo aspettarci allora in questo doppio weekend? Cosa possiamo vedere nel borgo? Le cose sono davvero tantissime. Ma gli appuntamenti sono tantissimi, tra poco nevicherà qui in piazza per le vie, e quindi avremo delle sorprese bellissime, abbiamo il paesaggio invernale, abbiamo la casina di Babbo Natale dove i bambini possono andare a scrivere le letterine, il laboratorio per i bambini, abbiamo due bellissime taverne, abbiamo anche per chi vuol mangiare delle strutture attrezzate per il mangiare, quindi abbiamo di tutto. Monbaroccio in festa credo che abbia raggiunto oggi quasi il massimo della espressione lavorativa di tutti i volontari, grazie ai dipendenti comunali, grazie a tutti, grazie veramente di cuore a tutti. Bolzano è presente qui a Monbaroccio in questa collaborazione nata e portata avanti nel tempo che oggi vive il suo culmine. E proprio da Bolzano sono giunti Yuri Andrioglio e Roberta Agosti, che rappresentano proprio la città. E allora raccontateci un po' cosa vuol dire per voi essere qua oggi. Ma è innanzitutto un grande piacere, è un modo per coltivare rapporti in ambito nazionale, scambiarsi reciproche conoscenze in ordine ai mercatini, alle loro evoluzioni, anche consigli, e poi è anche un modo per dare quel senso di unità di una nazione che in questo momento ne ha veramente bisogno. Monbaroccio oggi vive la giornata più importante dell'anno, perché i mercatini sono un'iniziativa molto sentita, la Proloco e tutti i volontari hanno collaborato con il sindaco Angelo Vichi. Raccontiamo allora cosa vuol dire vivere queste giornate natalizie con questo clima qui nel borgo. Le giornate natalizie sono già belle di loro perché rappresentano un periodo, diciamo, felice, un felice e festoso. E la vera festa in realtà è l'evento, ma nell'evento c'è una cosa che ha dato luce all'evento ed è praticamente il vedere qui tantissime fasce tricolori, tanti rappresentanti della vita pubblica e che rappresentano una cosa importantissima, cioè che l'unione fa veramente qualcosa in più, la forza di un evento e di una realtà territoriale. Noi ci stiamo provando e vedo che, come dire, questo appello è accolto da tutti quanti i nostri colleghi. Ci sono delle cose che fanno capire che noi non siamo soli. Essere insieme vuol dire raggiungere dei risultati molto meglio e molto prima.